Questo sembra decente. Io sono Liscio, questa è la Roman Fishing Lures e questa è quella che facciamo. Il Real del 50 è un minnow di 5 cm per 6 grammi e mezzo di peso con un assetto sinking. Nonostante le sue piccole dimensioni, il suo nuoto garantisce delle forti vibrazioni grazie alla grandezza della sua paretta e all'inclinazione. L'insieme di queste caratteristiche gli garantiscono un'ottima lanciabilità e una buona tenuta della corrente. Tutto ciò ci permette quindi di raggiungere il nostro unico scopo, quello di imitare un piccolo pesciolino foraggio. Nonostante le sue piccole dimensioni, anche i Real del 50 sono fatti con un'armatura in acciaio inox passante e sono tutti quanti finiti con la nostra classica resina trasparente che gli conferisce un'elevata resistenza. Il Real del 50 è presente in un'ampia gamma di colorazioni che comprende tutte le colorazioni della serie Real Deal più una vasta serie di colorazioni custom, come la colorazione sanguinerola, sia in versione maschio che in versione femmina per il mese di maggio. La peculiarità più interessante del Real Deal 50 è che ha un'applicazione veramente vastissima. La si può utilizzare in acqua dolce per cercare la maggior parte dei predatori di dimensioni medio-piccole, ma anche in acqua salata per pescare al rock fishing, per trainare con esche di piccole dimensioni o per fare praticamente tutto quello che volete. Infatti, grazie al suo assetto sinking saremo in grado di lavorarlo dove preferiamo. Come tutte le esche urban fishing, sono armate con ancorette split ring BKK, che nonostante le esigue dimensioni sono in grado di garantirci un'elevata resistenza. Adesso andremo a provarli per quello per cui sono nati, la pesca al cavedano in piume. Siamo in un classico tratto di fiume di fondovalle con acqua molto bassa, poche buche e acqua lenta, calda, tratto proprio classico a Ciprinidi e siamo venuti a pescare con il Reel del 50. In particolare in queste situazioni è perfetto perché dentro le buche riusciamo a farlo scendere per bene. Grazie al suo assetto sinking basta fare qualche pausa per farlo scendere un pochettino all'interno delle buche, oppure possiamo sfruttare la sua paletta molto accentuata per dare delle gercate abbastanza animate e tenerlo molto in superficie, specie in situazioni come questo con l'acqua molto bassa. Questo ci permette di pescare. Beh. Ah, fish. Questo ci permette di pescare più o meno in tutti gli spot senza dover stare troppo a pensare a cambiare esca e soprattutto i cavedani la dora. Oggi non riesco a farvi vedere un po'. Un'altra cosa molto utile del Real del 50 è che essendo molto denso si lancia molto lontano, quindi questo ci permette di tondare la buca dal più lontano possibile e non disturbare i cavedani. Questo sembra decente. Oh, questo sembra decente. Bello, bello, bellissimo. Piano, piano, piano. Piano, bello che sei. Abbiamo fatto esattamente quello per cui è pensato. L'abbiamo lanciato in testa alla buca e con delle piccole pause l'abbiamo fatto scendere un pochettino esattamente dove stavano i cavedani. Ci hanno mangiato tutti quanti in pausa, ne abbiamo slamati un sacco, ma per fortuna abbiamo preso pure uno bello grosso. Veramente grassissimo e mi ha appena fatto la doccia. Real Deal 50, questo cavedano è impazzito, sarebbe proprio venuto a prendere da lontano. Nonostante sia già pieno come un uovo, questa è pure ingordigia.